Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi la V2 della Oldstream Map, famosissima mappa uscita qualche mese fa che vi avevo già presentato dal nostro caro e bravissimo mapper Black Sheep. Questa seconda versione mi ha incuriosito, l'aspettavo, tanti mi avevano appunto avvisato che sarebbe uscita, quindi ero qui che attendevo, ovviamente l'ho scaricata, l'ho provata, ci ho fatto un giretto. Ho voluto tener conto di questa mappa, di farci diciamo un video aggiornamento, perché ho visto anche nel video precedente, sia dai commenti che ancora adesso a distanza di mesi, molta gente commenta. Dicevo, ho visto che è stata molto apprezzata, vi è piaciuta molto. E anche avevo detto nel video precedente, sì, che è veramente una buona mappa per chi gioca in singolo, è completa nel suo piccolo, ha veramente tutto, quindi è veramente, veramente una mappa da tenere in considerazione. È, diciamo, entrato nella categoria must have del 2015, quindi veramente, veramente una mappa che conta. In questa, diciamo, seconda versione abbiamo la possibilità di avere anche di giocare con la Soil Mod, quindi per i più diciamo ferrati nel gioco avete la possibilità appunto di destreggiarvi con questa cosa qui, appunto la Soil Mod. Poi appunto per i più diciamo semplici c'è la versione GMK, che è Guelle Miste Kalk Mod. Diciamo, le due versioni non sono, diciamo, non subiscono variazioni tecniche della mappa, i trigger, eccetera, sono tutti gli stessi posti, solo che appunto quella Soil Mod, che è quella in cui sto giocando adesso, che non è perché gioco con la Soil Mod, ma è per farvi vedere le cose. Appunto, quella della Soil Mod ha qualche cosetta in più che appunto riguarda questo modo qui. L'archivio è molto ristretto, sono 130 mega, 135, 140 mi pare, non mi ricordo bene, è da estrarre. All'interno trovate appunto le mod, l'animation map trigger, il fruit field type icon text, che è, non prendete paura dal nome, che è quello praticamente che avete visto anche nei video precedenti, che praticamente nell'add in basso a destra vi esce il nome della cultura che avete nel carro, nella benna o quello che vi pare e piace. Poi avete appunto la mappa, il terrain and dirt control, che è quello delle pozze di fango, la chopped, il multifruit, tutti i moduli, e poi appunto rispettivamente il soil management zip nella versione soil mod e la Guelle Miscalc nella versione Guelle Miscalc. Ok. Punto subito a dirvi che rispetto alla versione precedente, che se vi ricordate era veramente, veramente pesantina, diciamo come grafica, molti di voi si sono lamentati della pesantezza, perché veramente, veramente era difficile giocarci, soprattutto se la si caricava di mod, diventava veramente difficoltoso il gioco. In questa versione qui, ragazzi, ha fatto un lavoro veramente, veramente fantastico per quanto riguarda la grafica. Adesso io faccio 60 fissi sia con Fraps agganciato, che di solito perdo qualche fotogramma, anche se sul video sicuramente ne perderò qualcuno, ma comunque andate pur tranquilli che veramente adesso potete giocarci senza tanti problemi. Ha modificato il clip distance, ha modificato il plane dell'acqua, ha modificato tante cose che appunto erano presenti in modo accentuato nella scorsa, quindi andate tranquilli che questa versione qui ha fatto veramente un gran gran lavoro. Quindi pollice in su per l'impegno, per anche appunto ha voluto mantenere il progetto, migliorarlo e renderlo veramente, veramente accessibile a tutti quanti. Quindi è una cosa che apprezzo veramente tanto dei modder, perché insomma c'è il suo lavoro dietro. Altre, diciamo, modifiche: è stata un po' ampliata, ha subito, diciamo, qualche ampliamento per quanto riguarda i campi, c'è stato subito qualche cambiamento tecnico nelle farm, nei punti, diciamo, di interesse della mappa, quindi diciamo subito
delle modifiche strutturali. Questa versione, cioè, scusate, in questo video qui io andrò a farvi vedere principalmente le modifiche. Farò anche un giro veloce, visto che la mappa non è tanto grande, farò un giro veloce di tutti i punti della mappa per chi non la conoscesse, non se l'avesse mai vista, però appunto se magari chi volesse sentire una cosa un po' più approfondita vada a vedersi il video primo che ho pubblicato della prima versione. Ok. Partiamo, allora qui siamo sempre nella farm principale, qua a sinistra troviamo i nostri cari maiali dove abbiamo i punti per nutrirli con i cereali e l'acqua, qua abbiamo il punto dove poter scaricare l'azione mista e la paglia e il punto dove lo possiamo caricare che è praticamente questo cancelletto qui, il trigger è all'interno. Qui adesso troviamo il loro liquame. Qui c'è un punto di lavaggio dove abbiamo già l'idropulitrice, diciamo, messa apposta, già posizionata senza che la compriate. Non so, è un po' troppo secondo me davanti a casa, secondo me i punti di lavaggio dovrebbero essere boh, un po' più spostati, comunque ok. Qui a destra troviamo, qui sopra troverete le uova per chi ancora sta dietro alle galline, qui le potrete nutrire con l'acqua e i cereali, e qui a sinistra abbiamo il punto di ricarica per i carburanti. Ok. Allora, diciamo, andiamo subito alla modifica strutturale principale della farm, che sono questi tre capannoni qui che sono veramente belli, sono ben fatti. Guardate anche, diciamo, l'inserto tra Eternit, sembrerebbe praticamente quelle lamiere, quelle ondulate di plastica verdi, le conoscerete sicuramente se avrete capannoni a casa, sono molto belle, hanno l'effetto trasparente, veramente veramente carine. E appunto dicevo, questi tre capannoni strategici, tra virgolette, andiamo a vedere subito questo qui che praticamente ci fa trovare il nostro bancale di lana, eccolo qui che esce. Qua e qui abbiamo un altro punto di interesse che è questo praticamente dove troverete questo mulino, questa coclea che porta praticamente ad un punto sopraelevato che è un punto di stoccaggio per fieno, erba e paglia. Praticamente voi ci venite sotto con il vostro carro di paglia, quello che avete, insomma. Ok, dove troverete il vostro punto di scarico, il vostro trigger, scaricate. Adesso scusate che ci mette un po' di tempo. Ok, quando avete scaricato nell'F1 col tasto R appunto vedete che inizia il riempimento, quindi voi schiacciate a questo punto. Adesso non so perché. Ok, perfetto. Paglia, due volte paglia. Qua si è buggato qualcosa, scusate perché. Vediamo. No, ok, vabbè, si è buggato qua il nome. Comunque c'è il fieno, scusate, l'erba, il fieno e la paglia, appunto vedete che quello che ho appena scaricato, non l'ho scaricato anche prima, fate inizia e praticamente vi potete caricare sia i vostri carri autocaricanti oppure anche i carri miscelatori, insomma quello che vi pare e piace. Questo è veramente un punto molto molto utile e sicuramente molti lo apprezzeranno, me compreso. Qui a destra troviamo le pecore che sono rimaste praticamente invariate, mangiatoia per l'erba e l'acqua. Qui tutti gli animali hanno bisogno dell'acqua, quindi cosa in più. Qui a destra, scusate, qui a sinistra troviamo questo punto, questo retto del capannone dei bife che è un punto di stoccaggio per la calce, per le barbabietole e per il cippato. Appunto, dicevo, adesso dentro questo capanno troviamo i nostri cari beef, eccoli qua, che vengono nutriti qui con le patate, con i tuberi, con i cereali. Qui potete riempirci l'acqua su questo serbatoio trasparente. Qui a destra abbiamo le mangiatoie dove potete scaricare la razione mista, vedete già il plane qui sotto. E qui all'interno abbiamo la nostra lettiera dove possiamo scaricare ovviamente la paglia e portare fuori il letame. In più possiamo caricarli in questo, diciamo, cancello qui, il trigger è dentro qui, venite fino qua praticamente a metà, adesso ve lo faccio vedere che è eccolo qua, vedete che quel parallelepipedo in piedi è il trigger di carico. E qui all'esterno abbiamo il punto di diciamo, ricarica dei dove potete ricaricare i liquami.
Boh, perfetto, qui a destra è rimasto invariato i punti di stoccaggio, i muchi, praticamente qui abbiamo quello per i girasoli, anche se non c'è nessun simbolo, qua poi abbiamo mais, colza, frumento e orzo, e qui a destra infine lo stoccaggio per le patate, che è rimasto lo stesso. Ok, qua abbiamo le nostre due care trincee per l'insilato, e qui è stato aggiunto questo deposito attrezzi molto carino sul sopraelevato vicino ai campi. Se vi ricordate, nell'altro c'era il campo che arrivava fino praticamente qui. E ok, qui deposito, sì, li liquami delle mucche. Qua abbiamo i nostri cari capannoni. Guardate che bello che sono le onduline qua trasparenti, fanno veramente veramente un bel effetto. Carico del latte e trasporto del latte manuale, quindi potete venire qui e ricaricare le vostre botti. All'interno troviamo anche, con gran sorpresa, il nostro caro Leli Astronaut, che troveremo di default nel 17. Lui Black Sheep lo ha già aggiunto, molto carino, una bella cosa da vedere. Qua abbiamo la nostra lettiera dove praticamente dobbiamo caricare il letame e portarcelo fuori, anche se qui vedete che c'è la slitta che pulisce la lettiera, che appunto, vabbè, non funziona, ma comunque è una cosa estetica molto molto bella da vedere. Basta, poi qui abbiamo le solite nostre mangiatoie. Eccole qua, possiamo scaricare le razioni miste, il fieno, l'erba, quello che insomma vi pare e piace, e basta. Qui possiamo uscire e ritorniamo nel nostro cortile. Ok, boh. Qui abbiamo appunto ricarica dei semi, ricarica dei fertilizzanti, dove potete appunto caricare, eccolo qua. Perfetto. Per chi usa la soil mod, troverete, l'abbiamo già visto in fondo qui, che non ve l'ho mostrato prima, appunto lo trovate anche qui, il tabellone per i valori della soil mod. Qua abbiamo nitrati, pH, pK, umidità e tutto quanto, quello che bisogna usare, quello che non bisogna usare, gli erbicidi, tutto quanto, insomma voi sapete già ben meglio di me. E ok. Perfetto, qui in farm abbiamo terminato, proseguiamo il nostro tour, qua saltiamo il timone, perfetto. I campi sono comprabili tutti quanti, quelli che vedete già seminati, li potete appunto sfruttare per il raccolto, però poi, come ben sapete, se li volete lavorare li dovete comprare. Ok. Procediamo qua, giungiamo a questo praticamente punto del giardinaggio, che è dove spawnano gli alberelli, che però non si comprano qui, si comprano da un'altra parte, che andiamo a vedere subito. Ok, è stato aggiunto il traffico pedonale e il traffico veicolare, che non lo vedete perché, come ben sapete, nelle presentazioni lo tolgo sempre, cioè non l'ho mai quasi messo. Appunto, qui giungiamo in questo luogo, che è appunto un luogo nuovo dove abbiamo praticamente il trattamento del legname, dove possiamo scaricare i tronchi, dove possiamo scaricare il cippato per la produzione di bioenergia, per le biomasse. E poi qui abbiamo il nostro caro punto di acquisto per gli alberelli. Vedete che li comprate qui, fate compra e vi escono nel centro di giardinaggio che abbiamo appena visto. Non so il perché praticamente di questa scelta, perché abbia fatto, diciamo, questa cosa qui, li si compra qua e espone da un'altra parte, non so, ma comunque scelte sue. Qua abbiamo un punto, beh, abbiamo la nostra cara foresta, che è molto ben ampia e anche ben piana, quindi non si tribula per lavorare con i tronchi eccetera, quindi ok, anche se qua comunque ne resta qualcuno in pendenza. Bon, perfetto, qua i campi sono rimasti gli stessi, non hanno subito variazioni morfologiche. Qua abbiamo trincea per l'erba. Ok, facciamo il giro, qua è rimasta la solita chiesetta. Bueno, arriviamo in centro città, dove troviamo per primo il nostro concessionario qui a destra. Eccoli qui, adesso non so se si aprono. Sì, ok, si aprono anche i portoni dove ci sono i ponti. Comunque, vabbè, sono solo, diciamo, puramente estetici. E basta, qua è il nostro shop. Proseguiamo. Qua abbiamo il punto di vendita delle uova, per chi appunto fosse interessato.
Qui abbiamo quest'altro luogo che è lo stesso acquisto della Calce, dove la potete comprare, acquisto semi fertilizzanti, punto di vendita paglia, punto di vendita barbabietole e punto di vendita granaglie. Eccoci qua, abbiamo fatto un giro veloce. E questo è un altro punto nuovo, è praticamente una seconda farm, vabbè qua abbiamo l'acquisto, la ricarica dei semi e praticamente qua abbiamo un punto di stoccaggio dove qua riguarda la soil mod, appunto ci sono fertilizzante e semi e appunto un punto di stoccaggio per la calce, l'ha andata a comprare sul deposito in fondo, poi ve l'ha stoccata in questo punto qui. Qua ci sono dei semplici depositi, ricovero attrezzi, come ben vedete, diciamo gli spazi di stoccaggio, scusate, di stoccaggio, di ricovero attrezzi e comunque tutto l'ambaradam è per utilizzo di mezzi medio piccoli, qua scordatevi CR1090, 4, eccetera, come ben avete visto comunque. È anche più bello secondo me su cose un po' più ristrette, un po' più piccoline, gli amanti apprezzeranno moltissimo. Guardate che belli che sono sti portici qua, mamma mia, fantastici, veramente veramente belli. Qui dietro ci sono andato anche addosso, avete la possibilità di ricaricare i fertilizzanti, lo stesso punto che trovate nella farm principale che vi ho mostrato prima. Qui a destra abbiamo un campo, ho anche già tagliato un po' l'erba così per farvi vedere anche le texture dell'erba tagliate che sono molto molto belle, sia anche quelle delle andane, guardate sono anche belle piatte, basse, mi piacciono veramente tanto quelle fatte così, quindi veramente un pollice in su per quanto riguarda questo punto qui dell'erba. Usciamo, andiamo di qua, proseguiamo il tour che è anche quasi finito. Il biogas è rimasto nello stesso posto, è rimasto invariato, solito, uguale, non è cambiato praticamente di nulla. Giriamo, torniamo di qua. Qua giungiamo ad un altro punto che era spostato da un'altra parte, era vicino al biogas, qui lo ha diciamo un po' ampliato e diciamo risistemato, come vedete già i cartelli all'esterno, Big Beef punto di vendita e anche punto di vendita per il latte, quindi voi entrate, avete oltre al deposito, scusate, al punto di vendita delle colture, avete anche punto di ricarica fertilizzanti e come dice appunto il nome, punto di vendita maiali, punto di vendita beef e ricarica semi fertilizzanti per la soil mod. In più qua abbiamo punto di vendita per il latte e per i nostri pallet di lana. Ok, questo punto è finito. Basta ragazzi, in un batter d'occhio abbiamo anche finito il tour, come ben avete visto, penso, vabbè, molti la conoscevano già, la mappa è molto ristretta, però come avete visto ha subito delle piccole modifiche, dei piccoli, diciamo, ampliamenti che danno dei punti in più a questa piccola grande mappa, come ben avete visto, a me piace, la adoro, è veramente veramente carina. L'unico punto che potrei dire a sfavore di questo tipo di mappe è che magari alla lunga potrebbero stancare perché essendo ristrette gira che rigira in poco tempo diciamo i campi si fanno tutti, quindi diciamo in poco tempo potrebbe stancare, poi vabbè magari chi gioca la console in modo c'ha un po' più da tambarare concedetemi il termine dialettale sui campi, però appunto diciamo per chi vuole farsi una partitina in tranquillità, senza tanti scazzi e mazzi, veramente questa è una mappa da tenere molto 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 in considerazione. A questo punto io ragazzi termino qui la presentazione, dovrei aver detto tutto, se ho dimenticato qualcosa fatemi pur sapere, spero sia stata una presentazione esaustiva, spero appunto vi sia piaciuta più che altro la mappa, vi lascio il link in descrizione della versione Soil Mod della versione GMK e basta. Io ragazzi vi saluto, se c'è qualcosa come sempre siamo qua sui commenti e basta. Vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo prestissimo con i prossimi video. Ciao ciao.